Radio Radicale, siamo con l'onorevole Bazzoli del Partito Democratico, capogruppo in Commissione Giustizia, per parlare della commissione d'inchiesta sull'uso politico della magistratura. Allora, oggi che dovevate discutere, volevo chiederle se dovevate affrontare il tema dei relatori, perché c'era stata qualche polemica su questo, e i gruppi parlamentari che avevano presentato delle proposte di legge chiedevano la nomina di un relatore o comunque di un relatore di minoranza. Sì, abbiamo discusso solo di questo. Francamente, mi chiedo che senso abbia perdere una giornata di discussione su questo anziché affrontare già nel merito il tema della proposta commissione d'inchiesta. Ma tant'è, è stato chiesto che venisse affrontato il tema dei relatori. Io ritengo che i relatori nominati dai due presidenti siano relatori particolarmente autorevoli e seri. Tra l'altro, nessuno ha avuto nulla da obiettare rispetto alle persone indicate. Sono persone tra l'altro che non si sono neanche distinte per una particolare contrarietà alla commissione proposta, hanno fatto qualche valutazione critica ma senza mostrare radicale contrarietà, per cui io penso che sia stata anche una scelta, credo, intelligente da parte dei presidenti, indicare due persone autorevoli, due persone serie come relatori, due persone che hanno anche accenti critici ma che possono aiutare a costruire magari un percorso più condiviso, meno conflittuale su una questione, una proposta che inizialmente ha avuto invece grandi contrapposizioni. Quindi io ho difeso questa scelta perché mi pare una scelta intelligente. Senta, lei ritiene che la discussione alimenterà altre polemiche sull'istituzione di questa commissione bicamerale? Ma io mi chiedo che senso abbia stare qui a discutere di questo se l'intendimento è quello di arrivare all'istituzione della commissione d'inchiesta. Carità, se il centrodestra vuole essere qui a discutere dei relatori, discutiamo dei relatori. Se vogliono discutere del merito della commissione, entriamo nel merito della proposta di legge. Però questo francamente mi pare una grande perdita di tempo. Senta, lei che è di Brescia, le volevo chiedere se è un po' preoccupato per gli sviluppi della vicenda Amara e del fatto che un PM di Milano sia stato indagato, che poi sarà anche ascoltato da Vigo. Allora, comincia a essere preoccupato di quello che sta succedendo, che ovviamente non c'entra niente con questa commissione. Beh, la situazione, quella vicenda, è una vicenda che io ho definito in aula una vicenda ambigua, dai contorni oscuri, su cui va fatta grande chiarezza perché le notizie che sono uscite mostrano sicuramente comportamenti irregolari, se non illeciti, sia nella messa a disposizione di verbali secretati, sia nella trasmissione di questi verbali alla stampa. Insomma, mi pare una vicenda che va chiarita, che va resa più limpida perché è una vicenda, insomma, che allude a vecchi modi di fare, di dossieraggi, no? Che si mandano in giro per infangare persone che non possono essere accettate. Quindi su questa vicenda credo che ora fare grande chiarezza. Oggi avete chiuso la discussione sui relatori? Cioè non se ne parlerà più, si andrà avanti. Non lo so, la discussione in realtà è stata interrotta perché adesso ci sono altri appuntamenti di commissione. La prossima settimana bisognerà vedere se il centrodestra intenderà riportarsi a questa questione, quindi riprendere da questa questione, oppure se invece preferirà. Senta, Fratelli d'Italia ha chiesto un relatore? Fratelli d'Italia chiede che come minoranza in qualche modo gli sia riconosciuta la possibilità di avere un relatore aggiuntivo. Noi su Potete questo valutare. Ovviamente non abbiamo alcun tipo di obiezione particolare, ovviamente è una scelta che non spetta a noi, spetta ai presidenti di commissione, però è una scelta che ha una sua ragionevolezza sicuramente. Senta, un'ultima domanda. Lei ritiene che il presidente del CSM su quello che sta succedendo potrebbe dire qualcosa? Senza, diciamo, io vorrei che dicesse il presidente della Repubblica qualcosa, però vista la gravità di quello che stiamo apprendendo. No, io penso che sarebbe improprio chiedere al Presidente della Repubblica una uscita, anche perché il Presidente della Repubblica è stato molto netto, diciamo, sulle vicende che hanno interessato la magistratura in questi ultimi anni, quindi ha detto parole secondo me scolpite e definitive. Noi abbiamo chiesto che venga la Ministra della Giustizia a riferire e penso che questo sia un passaggio ineludibile, ovviamente quando lei riterrà opportuno farlo, quando avrà elementi che possono contribuire a fare chiarezza, penso che questo sia il passaggio politico importante. Bene, io la ringrazio, ringrazio l'onorevole Bazzoli del Partito Democratico, capogruppo in Commissione Giustizia.